Sì, buongiorno, come state? Spero tutto bene. Allora, iniziamo facendo la correzione dell'esercizio che vi ho dato ieri di pagina 67. Allora, il primo, l'esercizio 2 era, scusate, di pagina 65. L'esercizio 2 era attività 9, vero o falso, quindi 1 falso, 2 vero. 3 vero, 4 vero, 5 falso, 6 vero, 7 vero, 8 falso, 9 falso e 10 vero. Il 3 invece dovevate abbinare, quindi 1B, 2D, 3C, 4A. E poi l'esercizio 4 dovevate scrivere i consigli che vengono dati ai quattro segni zodiacali che sono gemelli, toro, pesci e ariete. Quindi dovevate riscrivere quello che c'era scritto nell'esercizio 3. L'esercizio 5, le soluzioni erano ariete, astri, cielo, gemelli, oroscopo, periodo, pesci, segno, stelle. E toro. Ok, poi aggiorniamo a pagina 70. No, qui, perdono. E facciamo, studiamo il futuro epistemico. Allora, il futuro epistemico ha un grandissimo nome, ma non è altro che il futuro suppositivo, cioè è il futuro che noi abbiamo studiato già, quindi il futuro semplice, che lo uso in determinate condizioni. La prima è: saranno già le 8? No, saranno le 7 e mezzo al massimo. Gino sarà già a Milano? Non credo, ci metterà almeno un'altra ora. Ma che vorrà Luigi adesso? Forse vorrà parlare con noi. Quanto ci vorrà ancora? Penso un'ora al massimo. Quindi, in queste frasi noi stiamo facendo delle ipotesi, delle supposizioni. Infatti, il futuro suppositivo epistemico lo uso quando io faccio delle ipotesi, delle supposizioni relativi ad un'azione che io penso sia già conclusa. È quello che noi un po' usiamo in spagnolo con il futuro perfetto o il condizionale. Ad esempio, habría llegado Gino a Milano? Oppure, llegaría Gino a Milano? Dove io sto supponendo, sto facendo delle ipotesi, ma ancora io non lo so. Gli avverbi che posso usare sono forse, quindi talvez, probabilmente, poi scusate, probabilmente e poi presumibilmente, cioè suppostamente. Quello che vi chiedo di fare oggi è l'esercizio 1 di pagina 70, che poi noi domani non abbiamo lezione. Giovedì ho dato la mia ora al prof Dani di matematica, quindi poi venerdì, ahimè, faremo la classe di Zoom e quindi andremo poi a fare tutti gli esercizi relativi al futuro. Chicos, buona giornata. Ciao!